Sono Ryuka attualmente in live, anche se ultimamente sono un po' più assente da Twitch, ma analisi della patch 13.8 a caldo. So praticamente nulla se non di spoiler che recepisco lungo la settimana. Letteralmente ho avuto una settimana un po' impegnativa e letteralmente 7 giorni che non accendo il PC, per cui è stato abbastanza complesso. Ma siamo qui e iniziamo subito con l'analisi. Vi ricordo che le skin escono oggi 19 aprile, escono domani 20 aprile alle ore 22. Solito, il giovedì, quindi il giorno successivo alla patch, escono salvo casi particolari o similari. Quindi iniziamo subito. Campioni, Aura del Sol, crescita della salute che viene diminuita, crescita dell'armatura che viene diminuita. Questo è un nerf per il late, perché in late letteralmente ha mobility, stun, un output di damage assurdo. Quando lo vai a prendere lo punisci meglio. Ragazzi, l'hanno fatto uscire davvero forte perché sono 4 o 5 patch che cazzo prende delle botte, viene nerfato. Quindi interesting. Ezreal. Attacco fisico base 60-62. È un piccolo aiuto che gli dà un'ottima mano durante le prime fasi di corsie. Trade aiuta a farmare, aiuta tutto. Non fa una grossissima differenza, ma un buon aiuto. Garen sta bene, ma non benissimo. Attacco fisico base che da 66 passa a 69. Armatura base che da 36 passa a 38. Lucilene un pochino più forte, soprattutto questo si sente durante i primi trade. E cavolo, Garen può fare molto male durante i primi trade, soprattutto se si investe tra rune e primi oggetti da danno, quindi non cambia tantissimo, però mi immagino che a un elo un po' più alto questo possa essere un buff interessante. Gianna, buffa Gianna, me l'ero perso, sono contento perché ci sono tanti campioni che fanno il lavoro di Gianna meglio di Gianna. Danni magici dello Zefiro che vengono aumentati i danni base di 10 flat più un scaling col migliorato il 10% col potere magico e il timer, lo skullnir cresce da 1,25 a 2,5. Inizia a crescere il doppio del tempo dopo, quindi lo scudo, virgolettiamo, preventivo che si può mettere a favore per buttarsi dentro è molto, ti dà una fascia più ampia. Per il più, Janna Poke comeback. A questo punto Max di Zefiro con quella build che faceva Aery Comet e Janna arrivava, ti tirava letteralmente in faccia una secchiata di danno, montandoci un filo di AP e poi andando comunque sempre all'utility. Cazzo di buff grosso. Cioè, a livello competitivo e alto elo, Janna la porta in altissimo una modifica del genere. È un giga buff, è enorme. Jarvan, crescita attacco fisico da 3.4 passa a 3. Danni fisici della Q, che ora sono, vanno a perdere di un 10 flat ad ogni rank. Letteralmente, questo è perché lo si rallenta perché sono meno danni, quindi in giungla ci mette di più a clearare i campi. Non era male, non era male, anche perché è stato poi aveva subito svariati buff a W, vedo scritto anche in alto, e in solo chiuso stava facendo dei danni. Quindi lo sente soprattutto nei primi clear di giungla, perché è un 10 flat, non è un 10 che viene perso per ogni rank. Kayn, assassino in ombra, velocità di movimento bonus della E, solo una versione assassina, quindi solo in quella in cui vince Kayn sostanzialmente. Da 80 passa 70, assassino dell'ombra ricarica da 8 a 10 secondi. Sono resi conto che la versione blu è forte, è molto performante, soprattutto adesso dove si vuole più prima, adesso comunque c'è un buon giro di tank, ma Kayn che arrivava come un cazzo di treno dalla giungla, entrava, ammazzava qualcuno, proccava l'item, di nuovo lei e se ne andava, perché vi ricordiamo che quel 8 secondi veniva influenzato dalla CDR e Kayn montava quintali di CDR. Ora sta meno nei muri, quindi ora nel momento in cui entra è più punibile, è più lento ad arrivare, quindi si ha più tempo di reagire. Non è male, non è male. È un nerf che non lo debilita tanto, ma lo rende più punibile. Quindi, brava Riot.
Kha'Zix, il sapore della paura, i danni fisici della Q vanno a prendere un 10 flat a ogni rank. Piccolo buff che lo aiuta nel clear e anche in quelli che possono essere i primi gank, perché 10 in più non fanno mai schifo. Ricordiamoci che poi c'è il bonus dell'isolation e tutto il resto, quindi 10 danni possono fare la differenza. Sicuramente lo aiuta più ai primi livelli e poi un buff che va un po' più a scemare. Kha'Zix è contento. Ribadisco, anche a livello di assassin ci sono campioni, a volte nemmeno assassin, che fanno meglio il suo lavoro e non è proprio il massimo. Quindi piccoli buff col contagocce per non rompere i campioni. Kog'Maw. Ho sempre paura quando vedo modifica Kog'Maw. Passiva. Corri ora Kog'Maw e spettrale mentre nella sua forma passiva. Ok, quindi passa attraverso unità, ci può stare. Si evita di avere il minion block e non arrivare addosso a qualcuno. I danni puri che da 125 a 550 passano a 140 a 650. È un bel buff questo. Vero che c'è altro sotto. È un bel buff, ok? In realtà però con Kog'Maw e con qualsiasi ADC... è un campione vecchio, questa è una meccanica vecchia che molti campioni vanno a perdere, che identifica forse se vuoi il kit o quello che deve essere, cioè, è contento, diciamo che se non muore sta meglio, però ti permette magari questi danni in più per 650 danni, comunque non sono pochi, di portarti a casa da kill qualora un train andasse male o non finisse come sperato. Q sputo, la ricarica da 8 secondi passa a 7 e la E costo in mana viene notevolmente diminuito i primi rank per arrivare poi in pari, e il rallentamento è più forte in early e va a perdere un 2% in late. È un buff in realtà tutto tondo questo. Avere più Q vuol dire applicare più volte il suo effetto, perché lo si può tirare più volte, soprattutto il rallentamento maggiorato che ti permette di inchiodare lì e di iniziare a mitragliare qualcuno. In realtà tutta questa roba insieme è un bel buff a Kog'Maw. Beh, diciamo, ci sono campioni che fanno il suo lavoro meglio, lui ha bisogno ovviamente di tempo e item per scalare. Però quella Lulu Kog'Maw in early, dove lui a livello 3 ti fa EQ, no, inizia di Q, ti fa la E, inizia con la W a triturarti e poi dopo probabilmente riesce a piccarci anche un'altra Q. So danni. Leona e Chrissy, armatura bonus che va a prendere di un 5 flat a ogni rank, resistenza magica bonus stessa cosa, quindi 5-5, danni magici, quindi l'esplosione quando ha finito la canalizzazione della W, va a prendere di un 10 danni flat. È un buff tutto tondo a Leona, stanno spingendo... Leona non è messa male, non è neanche messa benissimo, un campione nella media, lo vogliono un po' più spingere, buono. Sta faticando a trovare nella landa, perché effettivamente adesso c'è un output di damage enorme, un campione che si lancia in mezzo o si viene seguiti bene o si esplode, soprattutto a mid elo, elo basso, mid elo, a volte anche livello ad alto elo si ingaggia, bisogna che ci sia un follow up, bisogna che ci siano tutta una serie di cose. Questo è un bel aiuto a Leona. Lilia viene toccata la passiva, che è sempre quel punto dolente, mi mette danni ai mostri che viene aumentato in primi rank, clear meglio, appunto. Non sto a guardare tutti i cosi. La guarigione che viene aumentata sia a livello di scaling, tanto a livello di scaling, 24-75, ora passa a 39-54, quindi ha un po' più danni in early, questo sempre per aiutare il clear, ma un maggiore scaling con la P. Guarigioni contro i campioni da 6 a 120 in base al livello, più il 18 passa a 6 a 90, più il 30%, quindi un 12% di scaling in più. Se uno inizia a piazzare un po' di AP, la passiva fa un culo di danno, poi magari con una build basata sugli hand e robe simili. Io che a me piace giocare la mid full AP, per me questo è un bellissimo buff. Però anche in jungle ha un clear più veloce, questo un po' mi spaventa. La mia cosa è, ok, ho il mio clear più veloce, arrivo prima di altri che mi servano. Io lo chiamo Akazama perché era il nome, ma in realtà è la passiva. Il nome che ha avuto in PvE quando gli hanno annunciati la prima volta. L'abbraccio demoniaco. E poi siccome continua a montare quella Lily of Tank,
Comunque gli hai dato più clear, ok, ti curi meno, va bene. Magari metti un mezzo item in più da P. Ma il fatto che comunque in early hai più danni ti permette di arrivare prima. Diciamo che arrivare a 18 per andare a perdere quella grossa fetta di danno, spesso i gaming finiscono prima. Malphite. Attacco fisico potenziato di Malphite che va a perdere dopo il primo rank 5 per ogni rank fino a un 20% complessivo e va a perdere... Basta, questa è l'unica cosa che va a perdere. E danni fisici del fendente, quindi del cono sostanzialmente, della W, che vanno a perdere di un 5% di scaling sull'armatura. È un ribilanciamento di Malphite, diciamo che buildandosi tank comunque riusciva ad avere un buon output di damage e a vincere un sacco di trade, a pushare duro e comunque sfruttando la Q, sfruttando le sue abilità di movimento che poteva essere R, non solo engage, era abbastanza prepotente. Come dico loro sono 4 patch che è abbastanza dominante e vediamo. Nidalee, armatura base aumentata, crescita armatura aumentata. La aiuta dei trade, l'aiuta nel clear di giungla, perché ricordiamoci che i campi della giungla fanno danno fisico, quindi sì, mettete una runa, l'ultima di armor quando andate in jungle. Nidalee è quel campione un po' complesso, cioè l'alto elo fa il disastro sempre e comunque infatti trovano sempre modo di farla giocare. Ora, questa modifica aiuta tutti, soprattutto in alto elo dove in realtà è abbastanza opprimente, ma questo cazzo si aiuta con la versione Nidalee top. Cazzarola. Non sono un gran giocatore di Nida, anzi, è uno dei campioni che meno mi diverte. E non lo so, non lo so. Diciamo che questo è un buff che piace a tutti e spero non la rompe tanto, però per esempio la rende più coriacea in tante situazioni dove magari non doveva esserlo. Vedremo, vedremo. Poppy. Basta buffare Poppy. Poppy, e l'ho detto, lo dico ogni volta che la toccano, è cazzo forte, ma è un campione situazionale. E quindi continuano a buffarla per farla piccare la gente. Quando qualcuno si realizzerà che Poppy è rotta, vedrete che l'ammazzano. Perché davvero è ha un culo di risorse. Ha un kit bello forte. Danni salute del bersaglio che dall'8 passa al 9. E le resistenze W dal 10 passano al 12. Attenzione, raddoppio 24 quando il salute di Poppy scende sotto al 40. 20, 24% di resistenze bonus sono tante. Come anche, ricordiamoci che un 1% in realtà è un 2% perché la Q applica in due sezioni. Quando la cassate, dopo un po' quando esplode. Danni sulla salute, quindi anche sui tank è abbastanza efficace. Che devo dire? Continua a buffare Poppy. Giocatela. Giocatela perché è dannatamente forte. E praticamente potete giocarla top jungle e anche support. Rakan, armatura base che viene diminuita, crescita armatura che viene diminuita. Rakan l'ho avuto contro, l'ho anche giochicchiato. È molto forte. Più che altro ha tanta mobility. Ingaggia, disingaggia velocemente, portandosi dietro una cura, portandosi dietro uno scudo. Ed è poco punibile. L'essere più fragile lo rende più punibile. Entro con la W, non prendo qualcuno, durante quell'animazione devo prendere più danno, deve prendere più danno, in modo che anche se ritorna Akshay, anche piccando la Q, lui non può essere di nuovo full. Quindi questo è, lo rendiamo più fragile. Punto. Oggetti. Spirito cosmico, potere magico che è 90 passa 100, che è un buon quantitativo. Abilità passiva unica, lanza incantata, fece danno a un campione, esclusività di tempo, già una carica di 2,5 secondi di movimento ogni 1,5 secondi per 5 secondi. Scusatemi, dovevo rileggerlo. Infliggere danni a un campione, esclusi danni a tempo, quindi gli altri, genera una carica di 2,5% di velocità di movimento ogni 1,5 secondi per i 5 secondi successivi. Ok. Fino a un massimo di 4 cariche, 10% per... Ok, per avere un 10% ci vogliono 5 secondi. Per avere 10% di velocità di movimento. A 4 cariche vuole un ulteriore 10%, quindi va al 20%. Infliggendo danni, l'effetto si ripristina. Basta infliggere danni una volta perché inizia a accumulare cariche periodiche. A questo punto basta colpire 3 volte in breve e portare cariche massime. Se necessario colpire 4 volte, distanza di 1,5 secondi. L'intento è far sì che una sua abilità non possa caricare totalmente la passiva. Ok. Perché dove è buildato? Già viene buildato poco.
Ora, bella l'idea, ma se hanno, cioè, è stato praticamente reworkato, ritornato praticamente quasi là il vecchio item che nessuno buildava, e probabilmente adesso nessuno builderà, cioè lo builda forse Lidia. Perché altri campioni, soprattutto adesso che servono tanti item fondamentali da incastrare nella build, questo non lo inserisci, mai lo inserisci. Clash, c'è il Clash del Monte Targon, se volete partecipare. Sistemi di controllo completo e selezione sono accessibili alla cronologia delle partite. Ah! Questo è ottimo, è una vita che lo si vuole. Ti dimentichi di riportare qualcuno? Vai nella cronologia partita, lo riporti già giù. Quindi il tizio che è incassato ed esci dalla partita, vuoi andare a quella dopo e dici cazzo non l'ho riportato. Lo puoi fare. Ragazzi, riportate la gente, il sistema sta funzionando. Mi stanno arrivando tanti feedback. Sfide. Questa patch aggiorniamo la grafica della pagina delle sfide, precedenza ogni elemento era ordinato in base alle singole sfide, cosa che poteva creare confusione. Io non ho mai capito un cazzo. Ora le sfide invece sono organizzate in capolavori e gruppi in modo da essere più facile da esplorare. Ci guarderemo insieme più tardi in live, appena staccheremo qui. Vediamo, speriamo. Prima facciamo davvero cagare. Detto come va detta, speriamo che sia decente. E per favore rifate il launcher. Rotazione negozio mitico. Entra Senator Ramage, che in Portatore della Notte e la croma di Riven. In uscita, Fossiferis e Pantheon asceso. Vengono risolti una serie di bug abbastanza importanti. E guariamo le skin. Renekton Portatore dell'Alba. Vayne Portatrice dell'Alba. Jarvan IV Portatore della Notte. Nasus Portatore della Notte. Ci sono solo queste quattro skin. Link Shadow, che sarete tutti in hype. Escono fra 2 settimane. Per cui, correlative croma sempre, quindi signori stay tuned. Io vi ringrazio per avermi seguiti, vi ricordo, sotto in descrizione trovate tutti i miei social, Twitch, Instagram, per sapere quando pubblico video, quando vado in live, quindi vi chiedo di seguirmi, e soprattutto anche YouTube, perché è un progetto che sto iniziando ad avviare da un annetto, forse sì, più o meno un annetto, e voglio farlo crescere, per cui sotto trovate tutti i miei social. Signori, vi ringrazio, stay tuned, see ya!